si può permettere una Ferrari avendo già la Jaguar. E noi ancora in giro con una Fiat. Ma tesoro! Tesoro niente. Siamo rimasti noi e lo Stato a dare ancora i soldi alla Fiat. Poi scusa, se penso che in fin dei conti noi siamo lo Stato. Ma amore! Amore niente. Io queste cose non le concepisco. Lavorate o no per lo stesso uomo d'affari? Ma io sono solo il commercialista. E commercio allora? Prendi di qua, togli di là. Questo avanza, quest'altro non se lo ricorda più nessuno. Oh, guarda, un conto in nero. Il nero va su tutto, sfina. Quindi che ci vuole a dargli una dimagrita? I conti bancari così si ravvivano. Il colore, i soldi, ci vuole il colore da nero. Ma il rosso, tanto il ricco non rimane mai al verde. Ecco, nero, rosso e verde. Hai inventato la nuova bandiera dei ladri. E io che cosa dovrei fare secondo te? Rubare? Ma tutti rubano, tutti. Il tuo facoltoso uomo d'affari ruba, ruba da tutte le parti. Tu fai quadrare i conti, il suo avvocato non lo manda in galera. Anzi, è possibile che gli fanno fare carriera in politica. Solo che l'avvocato si è ordinato una Ferrari. E ha una Jaguar. E ha una Jaguar. E il Porsche di Stuttgart. Esattamente, pure il Porsche di Stuttgart. E noi la Fiat. E non mi prendere in giro, sto parlando di una cosa seria. Che ti prendo in giro, puntualizzavo. E beh, non farlo. Ma guarda, mi vuoi dire che cosa ti è preso? Beh, io non voglio più andare a nessun funerale con quella macchina scassata che la senta povertà. E va bene. Veramente? Ma certo, sì. Va bene. Non andremo più a nessun funerale, neanche fosse il nostro. Sei un idiota! Ecco dove volevi arrivare. Dovevo immaginarlo. Dai, dicevo così per dire. Questa è prostituzione. Oh, adesso non esagerare però. Guarda che io non sono un uomo oggetto che tu puoi usare con del sesso per fare tutto quello che vuoi. Ma se il mondo è e sarà sempre così. Un immenso puttanificio di uomini e donne che con la loro superba arte demeretrice trovano sempre una loro collocazione. Beh, io non voglio. Tu magari non vuoi. È morto. Ma che ne so, io mica faccio il dottore. Secondo te? Che ne so, forse scherza. Ah già, brava, è uno scherzo. Sì, 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 ci siamo fatti una bella risata, ma la cosa è bella quando dura poco. Su, 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 si alzi. Bravissimo attore. Ma guarda che bella interpretazione. Potrebbero prendere lei a fare le fiction in TV. Bravo Bis, ci rifaccia all'ultima, quella quando cade a terra esanime, che lei è venuta benissimo, è vero? Scusa, da Oscar, lui certo. Che cade a terra sbattendo la testa, con rischio di farsi male sul serio, ottimo! E poi guarda il costume, il trucco, guarda, sembra davvero che l'abbiano presa a coltellate, e la camicia tutta sporca di sangue, già strappata dai fendenti! Beh, insomma. Sangue un po' troppo scuro. Ma no. Eh no, un po' di pignoleria ci vuole. Comunque bravissimo, pure al truccatore, perché queste qua sembrano veramente budella. E cioè, e che trucco cinematografico sarà quello che fa ancora sgorgare del sangue? Oddio tesoro, ma è morto sul serio? Credo di sì, ma non diciamoglielo, potrebbe accorgersene. Perché ancora non lo sa. Vedi? Ti sei scordato che sono una donna. Ma che ti credi? Pure io ho le mie esigenze, i miei fremiti. Lo sai che a volte di notte, quando tu continui a pigiare quella stupida calcolatrice, io mi sogno delle focose danze tribali fra noi due, nudi, che ci rincorriamo. E invece tutto quello che mi sento dire è: amò, te dà fastidio la luce accesa. Ma è perché sono una persona educata. No, tu sei uno stronzo. Ora non esagerare. Non esagero, non esagero, neanche se ti dico che mi pento di averti sposato. Tu che cosa? Eh sì, caro, perché potevo farmi un'altra vita in un altro modo, e invece mi tocca assorbirmi un idiota che dopo il matrimonio è diventato pure asessuato. Ma senti che cosa odono le mie orecchie. La verità, bello mio. Sì, ti senti reclusa, ti senti incompleta. Ti senti incompresa? Esattamente, lo vedi che quando vuoi non sei quell'idiota che sei. Guarda, ero bambino. Oddio, e i miei amichetti presero una lucertola. Io ero contrario, ma loro presero un pezzo di spagna, la legarono e poi con un temperino gli fecero le peggiori atrocità. Io piansi molto, ma loro mi derisero, mi tirarono dei sassi e scapparono via. Fu allora che io potei liberare la lucertolina dal suo cappio, ma mi accorsi solo allora che non era morta, perché mi azzannò un dito. Sono morto di paura, ma da quel giorno capii il detto: non far male che è peccato. Non far bene, che è sprecato. Oh, povero cucciolo, che infanzia traviata che hai avuto.
Adesso lo sposti questo cazzo di cadavere? No! Brutto! Avvocato! Non citare il cadavere! Ti prego, mandala a fare il culo, rimanda la cena, ma non parlare del morto, mi raccomando! Avvocato, salve! Mi scusi. Ma no, c'è stato un contrattempo! Mio marito! Mio marito non si sente bene! No, ma non muore certo per questo! No, cioè, volevo dire, è pallido, bianco, cadaverico, è albino, è bianco! Io tesa! No! Ma per carità, io sono calmissima, ho trovato la pace eterna! Cioè, volevo dire, sarà la stagione, il tempo! Non dire dei tempi morti! Avvocato, pure mio marito si sarà preso una freddata, sa, non ci stanno più mezze stagioni, un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, un giorno si schianta! Cioè, è afoso, molto afoso! Stringi! Avvocato, dobbiamo rimandare questo funerale! Cena! Cena! Funerale? Sì! No, sì, sua moglie me l'ha detto. Mi dispiace, meno male che non si è ammazzato nell'incidente. Volevo dire che è illeso in colpe. Stai andando benissimo, ma stringi! Zitto! Avvocato, sì, ok. Ma certo che gliela preparo, le piace tanto. La faraona alla salma. No! Alla salma! Avvocato, mi saluti sua moglie e tante care cose. Amen! Per fortuna che non dovevi parlare del morto!